Sono arrivati due regali di Natale per Mister Carcione ed un altro è in arrivo. Il Cassino Calcio si rinforza e pensa in grande. Nulla sarà lasciato al caso per la seconda parte di stagione. Parola del presidente Nicandro Rossi. Abbiamo rinforzato la squadra con due attaccanti e proprio poco fa è stato preso anche un difensore nato nel 2004, che per noi era molto importante questo. Noi ci crediamo in questa squadra, in questo gruppo, e quello che aveva bisogno il mister, almeno di due attaccanti di spessore. I due colpi riguardano il reparto avanzato. Antonio D'Angelo, classe 98, e Leonardo Abreu, anche lui classe 98, a loro il compito di trascinare il Cassino ai vertici della classifica a suon di gol. Le sensazioni sono positive, anche in questa settimana quando sono arrivato ho visto un grandissimo ambiente, una grande società, un mister preparato e una squadra pronta a fare dei grandi sacrifici per la società. L'ambiente è buono, sono pronto a dare il massimo per questi ragazzi. Sì, giustissimo, è un ritorno mio tanto voluto, a cui ringrazio la società e al mister per questa grande opportunità. No, certo, noi dobbiamo continuare così col lavoro fatto fino adesso, alzare un po' l'asticella e cercare di arrivare il più lontano possibile, che è quello il nostro obiettivo. Soddisfatto e fiducioso per il futuro, il tecnico del Cassino, Imperio Carcione. Siamo soddisfatti perché comunque abbiamo individuato e riusciti a prendere due calciatori importanti che ci possono dare una mano. Serviva a questo gruppo, perché è un gruppo che sta lavorando bene, sta lavorando giorno dopo giorno per raggiungere risultati importanti, e questi due giocatori a livello tecnico, a livello funzionale, sono due giocatori che ci possono veramente dare una grossa mano.